risultano pertanto precluse le altre proposte di risoluzione. Via libera delle Camere al DEFIL, documento di economia e finanza che contiene anche il rinvio del pareggio di bilancio che slitta così di un anno. In preparazione al Consiglio dei Ministri, il decreto sgravi sul cuneo fiscale IRAP e IRPEF, secondo la bozza. Del decreto IRPEF ci sarà un bonus nel 2014 di 620 euro per i redditi fino a 24.500. Il bonus riconosciuto ai contribuenti salirà invece a 950 euro per la fascia sempre tra 19.000 e 24.500 euro nell'anno successivo, 2015. Previsto dal governo anche un taglio all'IRAP che dovrebbe scendere come aliquota abituale dal 3,9% al 3,5% nel 2015. Per finanziare i tagli, il governo ridurrà le spese per la sanità di circa 2,4 miliardi di euro in due anni, 868 milioni di euro nell'anno corrente per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e meno 1,5 miliardi di euro dal 2015. Ma vediamo le reazioni. In presenza di importanti riforme strutturali è possibile deviare temporaneamente dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo. La deviazione temporanea è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del rapporto deficit-PIL e che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo di medio periodo entro il periodo coperto al programma di stabilità. Il rallentamento della convergenza verso l'obiettivo di medio periodo del 2014 viene compensato dall'impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere pienamente l'obiettivo nel 2016. Il governo è impegnato a far ripartire l'economia di questo paese. Il documento di programmazione economica ne definisce la strategia, rimette in tasca i soldi alle famiglie, rifà ripartire il pagamento dei debiti alle imprese e tutto questo rispettando i vincoli e gli impegni che abbiamo assunto in Europa. Su un documento così importante, controverso, come il DEF, il documento di economia e finanza, che dà il quadro della finanza pubblica italiana nei confronti del Paese e nei confronti dell'Europa, il mitico Renzi, l'uomo delle televendite, semplicemente non ha i numeri, non ha la maggioranza. È ora di dire basta a questa illusione, a questa bolla di sapone. Stretti, stretti, grazie. Stretti che non mi c'entrano. Avete visto poi che il Tribunale di Sorveglianza mi ha invitato a dedicare parte del mio tempo ad aiutare delle persone che sono in difficoltà. Devo dire che questa cosa mi ha fatto addirittura piacere, perché io nella mia vita ho fatto sempre domanda, perché i maligni sui giornali parlano di lista pascale, ci sono con alcuni nomi della campagna. Guardi, io la lista della campagna, io sono incentrata sulla lista del Nord-Ovest, come puoi immaginare. Che la fidanzata di Berlusconi abbia... Guardi, non lo so, dovrebbe chiederlo a lei, però ecco, non vorrei neanche che andassimo a cercare un capro espiatorio in negativo. C'è qualcosa di male se una ragazza che da sempre ha fatto politica eventualmente parli anche di politica? Io non ci vedrei niente di male. La sorpresa di oggi, non se l'aspettava. Perché tu hai una maggioranza al Senato, non avete più una maggioranza al Senato. Sì. No, scusate, ho fatto. Battute. Buon lavoro, scusate. Ciao, buon lavoro.